Buongiorno. Buongiorno. Che prepari? La centrifuga. Signori, è iniziato l'autunno, eh? Guarda che cielo grigio. Oggi ci sarà un mare di cose da fare. Sì, intanto ora si va agli ulivi, giusto per. Dai, io con l'occhiale, con tutto, come se fosse un pianestato, però la mattina con gli occhi è sempre una fatica. E no, stamani sveglia, ricca colazione e ora andiamo qualche ora agli ulivi, perché non si può comunque lasciare. No, bisogna portare avanti anche quello. So. Il lavoro a metà e poi una grande sorpresa oggi. Poi ci è arrivato un pacchettino dalla Germania, anche quello che ve lo facciamo vedere. Sì. Insomma, oggi ci sono un mare di cose da fare. Via, ci vediamo dopo, ciao. Vediamo, eh? Che bisogna essere anche un po' tamarri, no? Si può sempre fare. Ma dove siamo? Ehi! Oh, guardate che po' di rete. Dove la mettiamo? A regola sul cofano. A regola. Adesso bisogna inventarsi il modo. Va bene, dai, ora si fa. Chi è qua con miagola? Chi è? Ciao Kiss! Oh, buongiorno! Buongiorno! Ciao! Oh, amore! Ora andiamo a fare tutte le pappe! Sì, tutte le pappe! Dov'è Benny? Benny! Ehi, miau! Ora mettiamo la rete e poi andiamo a fare le pappe, ok? Ora cosa ci si mette in questa rete? Teddy. Ci si mette Teddy sopra, sai, di traverso. Ci si metterà qualcosa, non si sa, però ci sta di molto bene. No, ci garba. Tanto a noi quando ci garba una osa va messa, poi l'utilizzo non è indispensabile. Però... Ci sta. Ci sta. Adesso vi voglio far vedere quello che vi dicevamo prima del pacchettino della Germania. Ma c'ho un occhio chiuso? Anch'io ho un occhio più chiuso di lei, deve essere un po' la polvere. La polvere degli ulivi, guarda che è tremendo. Adesso gli faccio vedere il pacchetto. Oh, è arrivato, proprio velocissimi, dalla Germania, ma spediscono, pum, via. C'è scritto l'email lunedì e mercoledì ci avevamo già il pacco a casa. Ora lo faccio vedere. Vieni, appoggialo sulla rete. Guarda, bello. Fennec. Ve lo spiego in breve, poi ve lo facciamo vedere in un altro video proprio come si deve. Il succo è questo. Praticamente noi l'abbiamo già, no? Il bracciale della Fennec. Però io ho sempre l'ansia che caschi qualche scintillina dal sotto del bracciale. E pigli fuoco. E prenda fuoco qualcosa. E allora con questo invece, diciamo, è un po' un supporto. Sì, è la base. È la base. Quindi si griglia in sicurezza. Mamma mia, siamo agli ulivi, guarda là, c'è il mondo, c'è anche il furgone. Furgone, ragazzi, io lo dico, lo vendiamo. Guardate là che lavori, il nostro vecchio Bedford. Lo vendiamo perché tanto noi siamo da lei. Però è anche un po' un peccato, perché comunque abbiamo fatto diverse cose anche con lui.
Non è nuovissimo come anno di immatricolazione, però c'è stato rifatto il motore, insomma, un po' di cose sono fatte. Gli va dato solo... È vintage. È vintage. Gli va fatto un po' di manutenzione, piccola manutenzione, però insomma... Insomma, chi fosse interessato, amore. Ah sì sì, basta che ce lo scrivono nei commenti, ci scrivono un'email o ci contattano ovunque. In privato, come di garbati alla gente, in contattatemi in privato e vi sarà tutte le informazioni. Certo. Insomma, ora noi andiamo via, perché dobbiamo andare a preparare un po' di cose, perché si parte oggi. Andiamo dove, glielo diciamo? Sì, dai, andiamo dal nostro Gise. Andiamo da Gise. Andiamo a vedere, abbiamo un po' di progetti da mettere in pratica. Sì. Gliel'ho già detto, preparati che diventerai matto. Ci ha detto, va bene, allora venite oggi pomeriggio, così li studiamo insieme, vediamo un po' se sono fattibili. Oggi pomeriggio, che poi ci si resta anche domani e poi vediamo. Ci si resta o ci si torna, non lo so, vediamo un po' come si evolve la situazione. Comunque okay. Viene un bel lavoretto, viene. Sì. Bene, allora noi ora... Via, si parte. Si parte. Faccio manovra. Benny, levati! Che si fa manovra. Il gatto non è in vendita, ve lo dico. Qui non so se si è stretta la strada o se si è allargata la macchina. Perché secondo me si è allargata la macchina. Si passava più agile. E con questa mani abbiamo battuto la fiacca. Stamani si è fatto un paio d'orette e basta. Però dobbiamo andare via. Oh, c'è da andare a casa, preparare un po' di roba. C'è da andare a preparare la macchina. C'è da andare a comprare le birre. Insomma, un po' di cose. Comunque con questa rete sembra che si guidi meglio, perché c'hai i punti di riferimento. Sì. Guarda come vibra, vedi in autostrada se regge il colpo oppure no. Via, oh. Si fa la frittata, la gente deve guardare quando esce dai parcheggi. Faceva retromarcia così, poi si arrivava noi. È andata bene, va? Se no si legava sulla rete con la macchina e tutto. Andiamo a fare la spesa. Dai, spesa fatta. Spesa fatta, che comunque è proprio vero che più uno ha le macchine spaziose e più avresti bisogno di spazio. Abbiamo fatto la spesa, alla fine dobbiamo portare a casa un beauty, perché se no in macchina non abbiamo più spazio. Ma tanto non serve ora il beauty in macchina. No. Quindi spesa fatta, ora andiamo a casa, mangiamo, facciamo la doccia e poi let's go! E poi si va. E noi ci vediamo alla prossima con le novità. Con il Gise! Via. Ciao! Ciao a tutti.